Il senatore di Liberi Uguali, Pietro Grasso, questo pomeriggio a Figline dai lavoratori Bekert, l'ex presidente del Senato, ha dialogato con i dipendenti e con i cittadini presenti ai gazebo allestiti dal 5 agosto scorso. Non ci siamo dimenticati di voi, ha detto, e stiamo cercando di risolvere la situazione di questo stabilimento, caso unico in Italia, sul fronte degli ammortizzatori sociali. Abbiamo una delocalizzazione di una impresa multinazionale belga che non ha preso i contributi e quindi non rientra in quelle discipline e in quelle normative che il nuovo decreto appena approvato, il decreto dignità, cerca di appunto regolare. Però una cosa noi l'avevamo chiesto con un emendamento che potessero essere dati gli ammortizzatori, l'integrazione salariale anche ai lavoratori che sono dipendenti da una impresa delocalizzata. E purtroppo questo non è stato accolto dal governo e il precedente governo aveva, togliendo dal Jobs Act le delocalizzazioni come le imprese che possono avere quelle integrazioni salariali degli ammortizzatori sociali, e quindi questa impresa, questi lavoratori sono trovati fra l'incudine e il martello, un precedente governo che ha tolto, un altro che non riesce a dare. Noi speriamo che si possa sensibilizzare per il governo e il ministro Di Maio per intanto ricevere una delegazione prima del 3 settembre e contemporaneamente emettere un decreto che possa stabilire che i lavoratori che fra l'altro mettono da parte lo 0,30% per i casi di integrazione salariale possano veramente godere di questo beneficio che non risolve completamente il problema, ma che gli dà la possibilità di, per un certo periodo di tempo, di trovare altre soluzioni lavorative.